Bene, siete collegati in diretta ancora con il casello nord dell'autostrada Catania-Messina, casello San Gregorio. Ci sono i forconi, in pratica il movimento dei forconi, ma anche il movimento Forza DURT e quello dello Statuto Siciliano, che dopo il mancato incontro di oggi pomeriggio al Palazzo d'Orleans col Presidente Crocetta, insomma, hanno deciso un po' di portare avanti una nuova forma di lotta. Come vedete, a intervalli bloccano il traffico sulla Catania-Messina. Perché questa decisione? Sono 10 giorni in pratica che i forconi in diverse autostrade della Sicilia organizzano dei presidi per sensibilizzare le persone sulla crisi. Oggi, con la mediazione del prefetto di Catania, dobbiamo dirlo, avevano avuto un incontro con il presidente della regione siciliana Crocetta. Sono andati a Palermo, c'eravamo anche noi, avete sentito la trasmissione del pomeriggio con Giampiero Chirico che la conduceva in studio, ed erano presenti il sindaco di Noto, Bonfanti, il sindaco di Avola Cannata e l'avvocato Bianca. Hanno aspettato due ore. E poi insomma Crocetta non li ha ricevuti, quindi adesso gli animi un po' sono un po' più caldi, diciamo così, perché chiaramente dopo 10 giorni di protesta, Mariano Ferro, non avete avuto ancora una risposta esaustiva a quello che state alla lotta che state portando avanti. Quindi siamo qui al casello dell'autostrada Catania-Messina a San Gregorio, il traffico va a rilento, c'è quasi un blocco in questo momento. Allora, a questo punto lo diciamo chiaro. A questo punto diventa un braccio di ferro, perché io credo che non ci sia bisogno di vederci domani col Presidente, devono fare solo una cosa, domani portare un provvedimento, anzi annunciare un provvedimento, la Serit, come era stato già preparato per la verità, la Serit in Sicilia, intanto cominciamo col primo punto, la Serit in Sicilia si blocca per un anno, sblocca tutte le procedure esecutive e comincia a liberare da uno dei pensieri dei siciliani quello che è un assillo e una vessazione. Cominciamo da lì, il primo punto, qui oggi non c'è motivo che venga qualcuno, fate un provvedimento in aula, portatelo in aula, votatelo e noi da qui ci sposteremo, ma prima i provvedimenti, prima i fatti, dopodiché ne parliamo. Ma porterete avanti questa protesta a singhiozzo? Credo proprio di sì e credo proprio che si allargherà, perché ormai credo che sia naturale che quello che sta accadendo ormai è partito e nessuno voleva tutto questo. È stato provocato da un cerino che è partito dopo che noi abbiamo messo acqua sul fuoco, purtroppo non è stato ben compreso quello che abbiamo fatto, quindi ora qualcuno si prende le proprie responsabilità. Ma più che altro, ripeto, vogliamo ora, a questo punto diventa un braccio di ferro, l'assemblea regionale e il governo regionale oggi cominciano a fare provvedimenti reali, vogliamo provvedimenti fatti, non altro, vogliamo fatti. Però c'è una mediazione, ed è giusto, da parte della prefettura, da parte delle autorità in questo momento. Se ci fosse un incontro con il ministro del lavoro, insomma, a Roma, e questa anche è la proposta su cui si sta lavorando, potreste accettare e sospendere la protesta per adesso? No Giovanni, la protesta si sospende solo quando ci sono i fatti, provvedimenti reali, non si può più sospendere, abbiamo fatto quell'errore l'anno scorso. E l'esperienza ci dice che ormai non si può più sbagliare, questa volta ormai ho detto è un braccio di ferro, questa volta ci vogliono i fatti, non c'è più discussione da fare. Quando ci bloccheranno tutto quello che è la vessazione verso aziende, famiglie, imprese e cominceranno a mettere in moto provvedimenti che possono sbloccare l'economia di questa regione, noi ci fermeremo. Quindi neanche l'arrivo di Crocetta qui domattina, no? Come? Neanche l'arrivo di Crocetta qui, perché ha detto che sarebbe venuto domani domattina. Domani Crocetta alle 11 vuole vederci al Palazzo del Resa, non credo che ci sarà un incontro. Ecco, c'è un'ipotesi aperta se dovesse venire a Catania Crocetta. Sì, Forza d'Urto. Sì, buonasera ancora. Niente, noi oggi abbiamo avuto una giornata intensa, ma comunque alla fine molto ma molto deludente. Quindi noi aspettavamo delle risposte concrete da parte del Presidente, risposte che non sono arrivate. Noi l'abbiamo invitato domani a venire qua e a darci veramente delle risposte a quelle che sono le richieste del popolo siciliano. Bene, grazie.
Allora, siamo sempre in diretta da San Gregorio, ricordiamo che in questo momento, ecco, non si tratta di un vero e proprio blocco, ma sono tentativi proprio di rallentare il traffico sulla Catania-Messina, ma chiaramente noi abbiamo fatto la tangenziale di Catania, il traffico è bloccato già sotto perché le file lo rallentano parecchio. Dobbiamo dire che c'è la collaborazione da parte soprattutto di molti autisti dei camion che chiaramente sensibilizzano con questa protesta, perché sappiamo che la situazione in Sicilia, la crisi sta deteriorando le aziende e gli autotrasporti è uno dei settori, insieme ad altri settori come la zootecnia, l'agricoltura, l'edilizia, più colpiti. E quindi vediamo, ecco, questa collaborazione volontaria da parte dei camionisti che si fermano, collaborano, prendono i volantini, rallentano e sensibilizzano con il movimento dei forconi. Si è arrivati a questa situazione questa sera 20 marzo proprio, ripeto, non solo per l'esasperazione ma per il mancato incontro di oggi, programmato, voluto anche dal prefetto di Catania con il presidente Crocetta. L'incontro forse è saltato per gli impegni istituzionali del presidente della regione, ma è chiaro che dopo che una delegazione, una forte delegazione dei forconi è andata a Palermo per incontrare Crocetta, ha atteso per 2 ore e poi l'incontro non si è fatto, è chiaro che insomma è sembrata un po' una presa in giro, per cui è scattata questa forma di reazione, questa forma di protesta, che è una forma di protesta nuova. Ripeto, c'è molta anche da parte delle persone presenti qui al casello di San Gregorio, sensibilità verso gli automobilisti, verso i camionisti, perché non se la sentono, abbiamo sentito proprio prima alcuni dei leader, di bloccare totalmente il traffico se almeno prima gli automobilisti e i camionisti non vengono avvisati, perché chiaramente chi ha delle merci resta bloccato qui per ore o anche per giorni e le merci potrebbero deteriorarsi arrecando quel danno che loro chiaramente non vogliono procurare a tutti i lavoratori. Quindi questa è una prima forma di protesta, così abbiamo sentito. Nel caso in cui non ci dovessero essere risposte, in questo caso avete sentito già Mariano Ferro ma anche gli altri, si aspettano ormai dei provvedimenti, in caso di mancata risposta, ecco, allora per 3 giorni avanti, quindi arriveremo a venerdì e sabato, la protesta si acuirà e potrebbe verificarsi anche il blocco per qualche giorno, ma questo chiaramente lo vedremo nelle prossime ore e a partire da domattina. Per adesso noi chiudiamo qui il collegamento da San Gregorio, a risentirci con l'informazione di Canale 8. Grazie a tutti, buona serata e ai prossimi collegamenti.